Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di The Farm, stagione 3. Parto subito perché non abbiamo tempo da perdere, ma veramente stavolta dobbiamo fare anche un po' il punto della situazione della scorsa, perché lo scorso episodio è uscito tipo 20 anni fa e quindi dobbiamo un attimo fare il punto della situazione. Nel mentre mi trasferisco al campo, vi faccio salutare anche dal nostro ospite di oggi. Tutti da avevi modding. Ok, e allora Roby sta andando a vendere un po'. Aspetta che abbasso un po' il volume perché forse un po'. Ok, nel gioco. Roby sta andando a vendere un po' di la legna. Semmai prima di arrivare sul trigger, Roby, dimmelo perché così faccio vedere anche quanta roba è uscita. Ok. Così almeno. Perché non mi ricordo se alla fine dello scorso episodio si era vista quanto era pieno il carrellone. Comunque sta andando a vendere la legna che avevamo raccolto qua giù, cioè avevamo tagliato anche qua giù. Abbiamo fatto 30 e abbiamo fatto 31. Se ben vi ricordate, qui c'erano tutti i vari tronchi rimasti, eccetera, eccetera. Abbiamo già provveduto a farli sparire e a caricare tutta la legna. E boh, così appena trebbieremo o vinceremo questo campo, no, posso andare a trebbiare perché è soia, e allergheremo, diciamo, questa striscia qui che manca, la faremo diventare campo quasi fino a filo della strada, così recuperiamo ancora una bella parte di campo. Ok. E almeno non abbiamo neanche più in mezzo alle scatole le piante. Ok, mentre che Robby va al trigger a vendere, io do una passata di rullo qui. Quindi abbassiamo. Ricordo che questo qui è rullo per prati, quindi passando quello in teoria credo che posso cacciarlo subito. Passando questo in teoria ci dà uno strato in più di fertilizzazione, perché è appena stato tagliato, però in teoria, fatemi controllare per sicurezza, in teoria dovrebbe darmi uno stadio in più, vediamo. Ok, fertilizzato. No, perché non me lo dà? Forse perché questo non è un campo vero e proprio. Strano. Ah, togliamo il rullo richiesto. Ok, no, aspetta, non mi sta dando. Vediamo. Forse è già alla massima. Ah, ok, anche gli altri due sono già fertilizzati. No, in realtà manca uno stadio su questo qui ad erba, però non capisco perché non me lo sta dando. Vediamo una cosa. Spegni cerchiatrice, scar. No, in teoria dovrebbe andare, non capisco perché. Forse perché questo non lo riconosce proprio come un campo vero e proprio, perché non era stato seminato, ma era stato semplicemente posizionata l'erba tramite l'editor in gioco. Vediamo. No, ma infatti non mi dà lo stadio in più. A meno che devo aspettare che cresca ancora ulteriormente di uno stadio. Sinceramente non lo so. Cioè, mi aspettavo che mi desse. Vediamo scendere se mi dice qualcosa con l'ad, quello. Manco c'è l'ad. Qui? Non c'è. Ah, qua c'è. Mi dà semi di soia e sorgo di qua in teoria. Sì. Perché dico non me lo dai, furbo? Secondo me questo proprio non lo rileva come campo. Perché appunto avevo posizionato erba, ma non era stata seminata, ma era stata messa così, con il posizionamento. Quindi secondo me, non vorrei dire stupidate, ma non mi prende la questione. Può essere, Allora secondo me. sai cosa faccio? Stacco il rullo e provo a dargli. Allora, alza. Stacco il rullo e provo a dargli il concime normale. Vabbè, guarda che sto pezzettino di erba non mi interessa neanche, quindi nel caso posso lasciare anche lì, cioè una concimata, un pezzettino così piccolo è anche abbastanza inutile. Niente, va bene, intanto che Roby arriva là, facciamo due cosette noi. Tanto poi dovrò mandare anche avanti il tempo, perché così finalmente iniziamo a trebbiare. Ok. Massimo. Poi quel coltivatore là dietro, volendo, potremmo anche venderlo, che comunque non è che ci serva più di tanto adesso. Abbiamo la dischiera nuova, bella grande, questa qui, quindi potremmo fare anche a meno. Allora, devo restituire questa forca per le. Dov'è? Oggetti noleggiati? Qui. Ok, restituisco questa perché l'avevamo noleggiata, visto che costava un po' e l'abbiamo solamente noleggiata. Ok, mentre Roby arriva là, io faccio altro. Quindi vado a caricare tutti quei pallet là che io avevo già Sono impilato. arrivato. Sei arrivato? Ok, aspetta, allora che faccio tab. Allora, eccoci. Ecco, questo qua, ragazzi, era l'ultimo carico che avevamo fatto. Lasciamo stare come l'abbiamo caricato, abbiamo un po' tribulato. Però, guarda questo pezzo. Però, vabbè, a noi interessava caricarli, infine. Vai pure, Roby, prendi pure.
Dovrebbe fruttarci, credo, boh, 20.000 euro giù di lì. Ma guarda il tabellone pubblicitario della Kubota. L'hanno aggiunto con la patch, credo. Eh sì, per forza. Attenzione, vediamo se riusciamo a vendere. Mi sa che c'è anche il trigger da premere, Sì, c'è Rory. il Ah, triggerino di ok. vendita. Vai, vendi pure. Vediamo quanto ci danno. Volevo fare il figo, sganciarti le Vai, vai, cinghie. sgancia tutto, sgancia Come tutto. quelli veri. Vediamo. Ah no, pochissimo, 9.000 euro. Vabbè, andiamo a 56.000 euro, che sono sempre meglio di niente. Ok, torno in farm rapidamente con tab. Eccoci qui. E intanto che Rob rientra, io do inizio a stoccare i nostri bancali. Dicevo, io qualcosina avevo già fatto, nel senso che li avevo già impilati, come vedete, per far meglio. Allora, col Massey, rispetto allo stair che avevamo prima, è un pochino più semplice la faccenda, nel senso che ha più sterzata, è più compatto e quindi c'è più spazio per fare il tutto, però comunque bisogna stare attenti. Urgerebbe avere un bel mulettino, però siccome i soldi sono quel che sono, io aspetterei un Mani tu, che attimino. mulettino. O anche un telescopico, però secondo me a livello di ingombri sei lì, eh. Certo, non hai il caricatore frontale davanti, quindi hai subito il braccio lì attaccato, però diciamo che i suoi pro e contro. Ecco, non ho messo dietro la zavorra, adesso come minimo vado a ribaltarlo, quindi mi fa pianino. Se ci passo, eh sì, comunque si alza sull'anteriore, devo stare attento. Abbassiamo un po' prima di andare a capottarci. Anche perché comunque adesso manderemo avanti un po' il tempo, visto che dobbiamo andare, dovremo prima o poi trebbiare e trinciare, quindi devo mandare avanti il tempo. Appena Roby arriva in farma, mi do il cambio con lui, così almeno intanto io posso mandare avanti il tempo. Tanto comunque i campi sono pronti, sono stati concimati, fertilizzati, è stato dato un diserbo. È tutto a posto, quindi siamo più che pronti per mandare avanti il tempo. Ok, ah, poi devo tenere anche controllate le pecore, perché comunque noi le abbiamo sistemate, nel senso che gli abbiamo dato da mangiare tutto quanto, però dobbiamo vedere anche i pallet che ci creano e dobbiamo ricordarci ogni tanto di portarli via, perché altrimenti se si riempiono mi sa che non quando non c'è più spazio loro smettono di produrre, quindi dobbiamo dare un'occhiata anche a quelle. Ok, nel mentre facciamo anche una piccola marchetta, visto che tanto che non ne parliamo, che è tanto che non ci sono video né niente. Vi ricordo ragazzi che sono usciti anche i Vaia, per la gioia di tanti, sono usciti anche i Vaia di Roby e Lele. Sono usciti una settimana fa, comoda, no Roby, più o meno? Sì, e Sì. 5 scaricateli, mettete 5 stelle. stelle, mi raccomando, come al solito. Niente, attacco la zavorra perché altrimenti si fa davvero fatica. Ok, Robby è arrivato, quindi adesso lo sfrutto e mando lui. Buono. Robby, riesci a stuccarmeli qua, please? Fai magari ancora una fila qui accanto e poi vieni avanti. Sì, sono incastrato in un ramo. Ah, beh, se vuoi lascialo pure No, no, vado a prendere la motosega io adesso. lì. Ah, come vuoi, dovremmo già averla. Sì, ce l'abbiamo già. E buona. Ok, direi che siamo a posto perché adesso vi faccio dare un'occhiata ai campi. Come vedete sono fertilizzati al massimo, purtroppo richiedono calceviva e richiedono anche la rullatura, però non abbiamo gli attrezzi per fare questa cosa, quindi al momento lasciamo stare. L'aratura era a posto, perché se io tolgo anche il fertilizzato, come vedete, non è necessaria. E vabbè, l'erbaccia è appassita, infatti come vedete il marrone indica che le erbacce sono appassite. Infatti avevamo passato il diserbo e tutto quanto e siamo pronti. Adesso non ci resta che mandare avanti il tempo diciamo, al periodo di crescita, che nel nostro caso, siccome abbiamo soia e soia, sorgo e mi sembra mais, sì, esatto, e vediamo qual è il primo che deve essere raccolto, in teoria il mais, vediamo, dov'è. Ok, sorgo è qui. Mancano, dobbiamo arrivare ad agosto e poi il mais a luglio, infatti, è il primo che può essere raccolto. E, no, che cosa dico? No, il mais è a ottobre, era l'avena, mi sono confuso. E dov'è la soia? Quella dovrebbe essere anche lei a ottobre, esatto. Ecco, la soia, anche lei a ottobre insieme al mais. Quindi io direi, andiamo avanti un po' il tempo fino alla raccolta del sorgo. A meno che lo trinciamo il sorgo, però comunque le trincee sono abbastanza piene, se non sbaglio. Do un'occhiata, dobbiamo finire ancora la prima. Esatto, quindi direi che possiamo tranquillamente fare granella sia di sorgo che di
di mais, così lo andiamo poi a vendere e ci guadagniamo di più. Vediamo qui le pecore se sono a posto. Salute 10%, ma perché va ancora mandato avanti il tempo. Non ci hanno ancora creato pallet, giustamente. Per la questione api, invece, ragazzi, voglio aspettare ancora un attimino, capire bene dove posizionare gli alveari, eccetera, eccetera. Allora, fatemi controllare gli animali. Le vacche, sì, sono a posto. E le pecore, ok, produttività è bassa, ma devo mandare avanti il tempo. Il cibo ce l'hanno. Ok, quindi intanto che Robby fa avanti e indietro a stoccare un po' i pallet, anzi, sto qua anche a vedere, così gli metto un po' di pressing. Intanto io mando avanti un po' il tempo. Prima però fatemi dare una salvata, non si sa mai. I bug. Ok, mandiamo avanti il tempo. Giorno per giorno. Tengo anche monitorate le offerte speciali, così nel caso dovesse saltare fuori qualcosa di interessante, ragazzi, direi che possiamo anche usufruirne. Visto che i soldi sono pochi, dobbiamo cercare di risparmiare il più possibile. Ok, qua di offerte non ne stanno saltando fuori. Ancora nulla. Abbiamo intanto ricevuto 560 euro dei nostri pannelli solari, eccetera, eccetera. Però abbiamo avuto comunque diverse spese tra il prestito e le manutenzioni varie. Comunque il prestito non incide molto. Quindi cioè uno può anche fare un debito, un buco da milioni di euro e comunque non incide più di tanto su come interessi. Allora, qua le offerte sono sempre quelle. Abbiamo due barre, una da mais e poi abbiamo la rostra e il mais da frumento, eccetera, eccetera. Ok, magari mando un po' più veloce il tempo, sperando non ci si bughi nulla. Ok, altre offerte, una pala della Fliegel. Aspetta che rallento un attimo. Allora, una pala della Fliegel che porta un po' di tutto, ma non ci interessa. La stessa dischiera che già abbiamo, potremmo comprarne un'altra, però al momento non ci interessa. Un rullo per erba, che già anche questo abbiamo, identico. Quindi cioè, ci stanno riproponendo le stesse cose, incredibile. Andiamo avanti ancora un po' il tempo. Una mietitrebbia, questa sarebbe interessante, ma non ci abbiamo i soldi. Poi vediamo. Ok, sempre quelle. Intanto ci avvisano che il silo è pronto. Altri soldi, quindi 2.880 euro, ok, finalmente si inizia a ragionare, dei nostri pannelli, eccetera, eccetera. Un'altra bella di schiera, bella potente, ma qui servono, no, beh, 180 cavalli, non è neanche male. Questa qui della Cockerling, però, vabbè, 18.000 euro, però comunque abbiamo già quell'altra, quindi ti farei anche a meno. Un'altra barra per la trincia. E poi vabbè, un altro trasportatore per tuberi che non ci interessa. Andiamo avanti ancora, siamo a luglio, dovremmo passare ad agosto. Vediamo. Ok, cos'altro c'è? Un carro per foraggi, un autocaricante, interessante, 40.000 euro. Direi anche. Oh, c'è un John Deere, aspetta che fermo il tempo. Un John Deere, un 7R, no, troppi cavalli per gli attrezzi che abbiamo adesso. Comunque sono 142.000 euro, quindi direi anche di lasciar perdere momentaneamente. E interessante anche 40.000 euro l'autocaricante, però un po' grosso anche lui per come siamo messi ora, diciamo. Allora, agosto, in teoria potremmo anche mettere il sorgo, abbiamo detto, no? Via. Diluviava, Cosa, Roby? Vabbè, un po' difficile a mietere. adesso ho smesso, vediamo se arriviamo dalle 7 del mattino e andiamo fuori a mettere il sorgo, dai. Ok, fermo un attimo il tempo. Altre offerte non ce ne sono, quindi direi di fermarci un attimo e prima di chiudere il video facciamo dai qualcosina di produttivo. Quindi prendo la trebbia, intanto non so perché l'omino ogni tanto si gira su se stesso. Prendo la trebbia e mi dirigo al campo, così inizio con la prima trebbiatura, via di sorgo. Ok. Sì, anche questa trebbia prima o poi va cambiata, eh. Ok. Bene, stai tribulando, Robby, a caricare i pallet? Io no. No? Bene. Ok, vediamo qua se ci passo. Il sorgo mi pare che... Ok, da questo lato, quindi quasi quasi... Aspetta. La barra la carico da di qua. Sai cosa faccio? Faccio così. Ok,
senza buttare giù nessun cancello. La cosa che mi fa girare le palle è che di default non ci sono. Ecco, vedi, sono già sbattuto contro. Che di default non ci sono dei cancelli più larghi, cioè sono tutti strastretti. Lo sponsor vuole solo per campagna italiana, mi Che spiace. cavolo. Ah, tra l'altro, bravo, mi è fatto venire in mente che anche lì, discorso campagna italiana, siccome tanti mi state chiedendo, siccome è finita finalmente quella sul 19, cioè finalmente per modo di dire, perché so che vi piaceva, ma tranquilli che arriva anche sul 22, come vi ho già accennato. Sto un attimo organizzando le idee, sto vedendo quali mondi utilizzare e quindi datemi un attimo di tempo, ecco. Allora, io adesso ho fatto la cagata perché ho lasciato in mezzo alle scatole il carrellino, però vabbè, fa niente, dai. Io. Più che altro di lì non ci passi, Robby, devi fare il giro. Vabbè, fa niente, comincio da di là. Passo di qua, non è un problema. Ok, bene. Vediamo di non buttare giù niente. Ho spaccato un po' di mais, però. Ok, accendiamo la trebbia aperta e via subito a trebbiare. Ok, perché non sta trebbiando? Ho sfasciato mezzo campo. Ho sfasciato mezzo campo. Sì. È in fase di crescita. Ah, non era ancora pronto. Ma che cazzo. Scherzi. Non era ancora pronto, manca uno stadio. Perché è vero, l'avevo seminato. Vabbè, niente, esco di nuovo. Vabbè, sono sputtanato mezzo campo praticamente. Niente, mi metto qui in parte. Mando avanti ancora un giorno finché non è pronto. Forse perché ho esagerato mandando avanti il tempo, non lo so. Ok, sì, è pronto, perfetto. Allora, arriviamo a mattina, primo giorno di settembre. Arriviamo alle 7, dai. Non ho più guardato le offerte, ma comunque non c'è niente. Un mega convoglio di rimorchi, lascerei anche stare. Bene, mi fermo. Ok, direi che possiamo partire. Stavolta evito di. Stavolta non si distruggerà tutto. Ok, accendiamo. Sinceramente non ci avevo fatto caso, ero proprio andato a botta sicura, convinto che. Ui, convinto che il sorgo fosse pronto, invece no. Ok, quindi trebbiamolo, così poi andiamo a venderlo. Tanto ripeto, in trincea abbiamo già di tutto e di più, quindi non abbiamo urgenza. Non ho più controllato gli animali, sinceramente, però in teoria dovrebbero essere a posto perché non ho mandato avanti così tanti giorni. Esatto, abbiamo già produttività massima, un po' di lana ce l'hanno creata, ottimo. E riproduzione al 60%, bene. Capacità della mangiatoia a metà, quindi ok. Forse le vacche hanno un po' più bisogno, però non sono ancora in emergenza, quindi siamo a posto, benissimo. Ok, dai. Allora, ragazzi, per tutti quelli che mi chiedono come mai non uscivano più video, che fine hanno fatto le mod, eccetera, eccetera. Che Ragazzi, fine hanno fatto le mod? siamo in pieno luglio, cioè siamo a metà di luglio, siamo in pieno luglio, siamo in piena estate. C'è la siccità, sì, davvero. Non so dove vivi tu, ma qui siamo in pieno luglio e in piena siccità. E siamo in piena fase disperata, nel senso che comunque, come avrete visto. Ci sono problemi idrici, si fa fatica a irrigare, eccetera, eccetera. Per chi mi segue su Instagram sa benissimo che io odio irrigare, ma col profondo del cuore, anche perché qua irrighiamo tutto a scorrimento, quindi non è bello, diciamo. Però dai, non mi lamento perché comunque qua da noi l'acqua più o meno è la stessa degli altri anni, è un po' calata, però niente, non mi lamento. Però comunque siamo presi tantissimo con le irrigazioni è un po' un casino. Poi, essendoci poca acqua, se per esempio prima se fare, non so, 3 ettari e la butto lì, ci volevano, non so, 6 ore, adesso ce ne vogliono quasi il doppio. Non ce ne vogliono 12, ma ce ne vogliono 9-10. Quindi capite bene che se prima, non so, avevo X ore libere, adesso ho praticamente la metà di ore libere. Buttiamola lì così. Speriamo che l'anno prossimo non sia così, o comunque che si trovi qualche soluzione, perché a lungo andare non è bello. Anzi, mi dispiace anche per tutti quelli che sono delle zone di Milano, Cremona, eccetera, eccetera, che di problemi idrici ne hanno avuti ancora di più rispetto alle mie zone. Siamo con voi, ragazzi, non mollate perché è critica veramente la situazione.
E per quanto, vabbè, riguardava i video e le mod, un po' vi dico la verità, anche la non voglia, perché comunque si arriva a casa da lavoro, fa caldo, o meglio si muore di caldo, eccetera, eccetera, quindi le voglie e la forza vengono anche meno, quindi diciamo che non è una priorità. Quindi tutti quelli che mi scrivono su Instagram o Facebook, che pretendono, chiedono, anche con arroganza, sappiate che o riceverete una brutta risposta o non la riceverete affatto, quindi... Fate uno più uno sul perché non vi ho risposto. Comunque con calma arriverà tutto. Cioè, come vedete anche RB, Lele, eccetera, eccetera, anche loro comunque stanno pubblicando, quindi pian pianino vedrete che arriverà tutto, sia mod del 19, sia anche cose nuove, immagino. Giusto, Giusto. Robby? Giusto. Altrimenti, se volete fare un bonifico, vi lasciamo in sovraimpressione il mio IBAN. E l'IBAN di Roby, se ci pagate lo stipendio, noi siamo a casa da lavoro e ci dedichiamo a farvi le mod su misura. No, perché comunque se la mettiamo anche su questo piano. Sì, ma tagliala quella parte qua. No, 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 la lascio. Perché, se, no, perché sembra che noi modder o comunque YouTuber o quel che è debbano vivere per questo, debbano fare per forza il video, debbano fare per Parte forza. denuncia, ogni tanto cerco quello che scrive: se vi pago mi fate la mod. Cioè, adesso. Diciamo che non funziona proprio così, ecco. C'è chi lo fa, ma c'è chi anche ha dei, diciamo, ha altri, tra virgolette, idee. No, beh, ragazzi, io, anche a me piacerebbe avere X ore al giorno da dedicare a farming e X ore a dedicare al resto, che sia lavoro, la famiglia, quel che è, però capite bene che non si può fare sempre solo quello che si vuole. Anzi, purtroppo si arriva. Bisogna dare delle priorità e quando non si può, non si può. Se andassimo ancora a scuola, vi direi sì, La tra una vita. cosa e l'altra, sì, esatto. Tra una cosa e l'altra, sì, riesco a buttarci un occhio, magari quando nel periodo, diciamo, di verifiche, cioè, cose simili. Però adesso è improponibile. Poter dire ho X ore, ogni X giorni per fare queste cose. Poi se le cose le volete fatte bene è un conto, se le cose le volete fatte un po' malino o comunque fatte un po' tanto per fare, allora ci vuole anche meno tempo, grazie, però io penso che dopo che una persona vi abbia abituato a una certa qualità o comunque a determinate cose, ritrovarvi solo perché uno vuole la moto a tutti i costi, ad averla di scarsa qualità o con problemi, eccetera, eccetera, boh, io direi anche no. Darmi a parlare per piacere. Questa è la mia, cioè la nostra, penso, cioè, modalità di pensiero, ecco. Cioè, piuttosto che metterci, non so, 3 mesi a fare una mod, preferisco mettercene 4, 4 e mezzo o anche 5, ma farla bene. Che dopo, certo, anche metterci così tanto possono esserci problemi, possono esserci cose che scappano, eccetera, eccetera, però, Può essere che non ti diciamo, ricordi neanche che punto vi è arrivato. esatto, successo 1000 volte. Però diciamo si ha un'altra mentalità, ecco. Ed è già un altro punto di partenza. Ok, dai. Bene, ragazzi, io direi che è già passato parecchio tempo, eh. Un po' troppo, volevo far durare il video meno di 25, spero di riuscire a farcelo stare, ma non credo. Quindi, adesso non so. Aspetta. Dicevo, io adesso non so a che punto è Roby con lo stoccaggio, anzi vado a vedere e metto l'operaio momentaneamente. Ok, anche perché comunque la trebbia è quasi piena e dovrei venire Voglio un anche a muletto. svuotare. E dai, quando avremo qualche soldino in più ti prometto che te lo compro, Roby. Opla, salta qui. Ah, ok, si deve stoccare ancora qualche bancale, qualche No, il pallet. problema è che sono troppo vicini i Lo bancali, quindi ho so. tutti i bancali sul lato, ho dovuto disfare tutti quelli sull'altro. Lo so, lo so. Poi, grazie fisica di Giants che Sì, se prendo un aiuta bancale sempre. forte, non mi scorda. Ok, io direi che possiamo andare a svuotare anche la trebbia intanto, ho messo l'operaio apposta. Sì, poi anche un bel rimorchietto andrebbe comprato, eh. Questo qui lo trasformiamo a pianale e poi dobbiamo comprare assolutamente un altro. Ok, la trebbia è piena, vado a spiegare. Dicevo, off camera, finiremo di stoccare il pallet al loro posto.
e finiremo magari di trebbiare, comunque lasceremo dietro gli ultimi pezzi, così vi faccio vedere anche un pezzettino ancora di trebbiatura. E poi all'inizio, al prossimo video magari faremo un po' di sempre trebbiatura, però manderemo ancora avanti il tempo e basta, procederemo con il resto, che sia trinciato o mietitura, ma credo che mieteremo tutto, credo che la soia qui la mieteremo sicuramente, e penso anche al mais, oppure il mais possiamo fare una parte trinciata e una parte di mietitura. Adesso vediamo le offerte, ok, sono sempre quelle, ottimo. Va bene, dai, io vi faccio salutare anche da Roby. E Ciao a tutti. basta, direi che ci possiamo vedere in un prossimo video o in una prossima live. E niente, ciao!